tutte a eh, tutti. Ringrazio eh, Ilaria Mazzini in particolare, ma anche CNR per questa iniziativa sulle donne che fanno scienza, che è veramente un argomento importante. E come vedete, ho aggiunto una S al HERE uh, perché vorrei parlarvi non solo appunto del, del mio percorso di ricerca, ma anche delle persone incontrate in questo percorso. In particolare, eh, il titolo di questa presentazione è la medicina di genere al lavoro, ma anche con la domanda: che genere di medicina può essere quella che studia il rapporto tra donna, lavoro e salute? Per fare questo. Eh, vorrei fare qualche brevissimo passo indietro perché l'Italia eh, per quanto riguarda questa disciplina ha dei primati molto importanti riconosciuti a livello internazionale che pochi conoscono, in particolare il primo trattato eh, di malattie da lavoro grazie al medico illuminista di Padova Bernardino Ramazzini, il quale è il primo medico che si reca nei luoghi dove nascono le malattie da lavoro, soprattutto degli artigiani, e scriverà il primo trattato delle malattie eh, degli artigiani e parlerà anche del mondo femminile dell'epoca. In quel periodo descrive le malattie delle balie, delle ostetriche, delle lavandaie, delle tessitrici e anche delle monache, perché eh, pur in quel periodo molte delle donne eh, erano eh, costrette a dedicarsi alla eh, clausura. Il secondo primato italiano è della città di Milano, in particolare a Milano nell'inizio del secolo scorso, nasceva la prima clinica del lavoro per lo studio proprio del rapporto tra salute e malattia, eh, legato appunto alle condizioni di lavoro eh, drammatiche di quel periodo, ma grazie anche alla presenza di eh, un movimento femminile, femminista molto importante alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, che io stesso ho dovuto recuperare, studiare e scrivere eh, relativamente a eh, figure eh, quali le prime donne medico, le università ricordo che erano chiuse alle donne ed è bene ricordarlo e le prime donne laureate parteciperanno eh, al miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne, in particolare le due donne medico sono Maria Montessori, la prima laureata alla Sapienza, e Anna Kulishov, eh, laureata in medicina eh, a Napoli, che poi diventerà la cosiddetta dottora dei poveri. Ma anche un Altra figura meno conosciuta, Cersilia Maino Bronzini, che non laureata, fonderà tuttavia l'Unione Femminile e parteciperà a questi primati italiani, tra cui quello eh, della eh, Clinica del Lavoro di Milano. Eh, queste donne spingeranno per avere la prima legge di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, limitando le ore di lavoro di esposizione a solo 12 ore, inserendo il, un giorno di riposo a settimana e un mese di eh, allontanamento dal lavoro dopo la gravidanza. Eh, questa legge è la prima legge del Novecento importante in cui eh, si eh, tutelano le donne e anche le bambine che in quel periodo si chiamavano fanciulle e eh, fanciulli. Eh, il, eh, da questa prima legge passiamo direttamente a un altro primato italiano che è quello del servizio sanitario nazionale. È bene ricordarlo. Eh, perché è proprio negli anni 78, quando nasce la riforma sanitaria, che nascono i primi servizi di medicina del lavoro, i centri di salute mentale e anche i consultori materno-infantili. E non posso che ricordare il mio maestro, la persona con la quale mi sono laureata, professore all'Università La Sapienza, eh, Giovanni Berlinguer, che fu in quel periodo il fautore di numerose leggi, tra cui... Eh, questa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale universale e pubblico ma anche la legge sulla eh, tutela della maternità sociale e dell'interruzione volontaria di gravidanza che vedremo in alcune ricerche che vi voglio mostrare quanto sia stata importante proprio per studiare il rapporto tra eh, salute e lavoro femminile con un'attenzione Femminile, eh, direi unica nel panorama, nel panorama italiano. Questa fotografia rappresenta la sua biblioteca, dove vedete qual è la interdipendenza tra ricerca scientifica, università, organizzazione sanitaria, ambiente e donne, maternità, ma anche ecologia e ambiente di lavoro. Eh, per quanto riguarda eh, gli anni successivi, si è creato un network. Eh, di donne che hanno organizzato dei convegni particolari che non possono essere definiti convegni eh, di esclusiva ricerca scientifica, ma eh, convegni dove la ricerca scientifica è una parte di una interconnessione con mondi nei quali operano organizzazioni non governative, associazioni di, di lavoratrici che si confrontano negli anni per colmare. Eh, quella che è stata una, una lacuna e che è tuttora una lacuna, che è quella relativa appunto alle ricerche sulle eh, condizioni di lavoro femminile. C'è poca ricerca, pochi rischi identificati per le donne, riconosciuti, compensati, in genere questi rischi sono attribuiti alla natura stessa delle donne e tutto questo non fa altro che diminuire la eh, prevenzione relativa. Per colmare diciamo, questo, questo gap si è creato, mh, era già, esisteva precedentemente, ma si è formalizzato a livello internazionale un gruppo eh, di donne eh, scienziate, ma non solo, che all'interno della International Economics Association porta avanti questa tematica, creando, appunto, avendo creato un comitato internazionale con eh, anche paesi che su questo eh, ci insegnano molto. Tra questo vediamo eh, la eh, professoressa eh, Karen Messing, che è un professore emerito dell'Università di Montreal in Canada, eh, la quale ha eh, scritto numerose pubblicazioni eh, con un, anche una capacità di portare a sintesi alcuni slogan importanti nella ricerca. Eh, sottolineando come la scienza è con un occhio solo o con una mano sola, se volete, quindi perché il femminile manca, esiste eh, una condizione non visibile delle donne che fa male, esistono dei pregiudizi sui dolori femminili che vengono spesso liquidati come dolori di natura isterica, ma esiste anche una incapacità di guardare al lavoro delle donne perché si, lo si guarda sempre considerandolo leggero. Rispetto a quello maschile, eh, che invece viene considerato hard. Sappiamo tutte noi che questo è un eh, mero pregiudizio. E nei vari eh, aspetti di natura scientifica, Karen Messing, divertendosi a studiare la biomeccanica dei carichi, sottolinea come uno dei problemi non studiati dalla ricerca è il problema del seno femminile. Che che è ignorato completamente e anche eh, segnalando ad esperti la problematica, gli esperti non fanno altro che dire che il carico pesante deve essere vicino al tronco, che il seno sia grande o piccolo, la donna deve caricare il carico pesante ignorandolo praticamente. Questo è un quesito tra i tanti che ancora aspetta di essere studiato nella sua biomeccanica. E la ricerca quindi è ancora sostanzialmente maschile, se si guardano le pubblicazioni eh, nella gran parte dei casi troviamo quando va bene maschi e femmine, ma rarissimamente ci sono degli studi ancora oggi, questi sono anche degli aggiornamenti che dal 2008 sono stati fatti fino ai tempi contemporanei, in cui eh, solo femmine vengono studiate con eh, le loro problematiche. In Italia tutti questi studi e questi movimenti che hanno eh, portato a livello internazionale un'attenzione particolare al genere, grazie anche all'Europa e alle sue direttive europee, hanno portato in Italia la legge decreto legislativo 81 che eh, mette eh, in eh, diversi articoli, ma quello più importante è quello della valutazione dei rischi, ledi, obbligatoriamente per il datore di lavoro la differenza di genere, così come la sorveglianza sanitaria deve essere svolta eh, sottolineando le differenze di genere e anche di condizione di eh, migrazione. È un decreto molto importante, sp spesso non viene attuato come dovrebbe essere, però eh, è eh, lo sbarco per legge delle problematiche di differenze di genere al lavoro eh, in Italia. Eh, adesso vi racconterò di alcune ricerche che hanno colmato appunto dei gap, eh, ricerche cui ho partecipato in prima persona, eh, sottolineando alcuni aspetti appunto di rischi non identificati. Tra questi, per esempio, tutta la problematica del ciclo mestruale nei turni, il problema delle interruzioni non volontarie delle gravidanze nei reparti a rischio, per questo la legge. Eh, di interruzione volontaria della gravidanza è stata fondamentale per tirare fuori i dati del nesso di causa-effetto tra condizioni di lavoro e eh, eh, interruzione non volontaria di gravidanza. Il problema del burnout, che è la sindrome del bruciarsi presente in molte professioni, tra cui le infermiere, le insegnanti e anche le, le badanti, la violenza presente in alcuni reparti. Eh, per esempio uh, in ospedale nei servizi di diagnosi e cura psichiatrici. Questo è un lavoro che abbiamo svolto nel 99 in collaborazione con la Columbia University, dove eh, siamo riusciti a dimostrare con un gruppo di infermiere americane e infermiere italiane come i turni di lavoro notturni e eh, i turni regolari determinassero un'alterazione con dei cicli eh, mestruali eh, più lunghi. Questo era un caso di, di aspetto di rischio che non era stato eh, ancora studiato. Un altro rischio importante è quello relativo al problema della violenza. Eh, in particolare nei reparti eh, ospedalieri dove si trattano malati psichiatrici possono avvenire delle aggressioni e nel 2009 ancora non veniva riconosciuta nel documento di valutazione dei rischi. Eh, il problema della violenza nel reparto. Eh, le, le infermiere erano le vittime eh, in maniera eh, elevata e grazie a questo studio eh, venne inserito il problema della violenza come eh, fattore di rischio. È talmente importante questa problematica che voglio ricordare la collega Paola Brio, Labriola, una psichiatra che venne uccisa da un utente del centro di salute mentale di Bari. La voglio ricordare perché lei stessa aveva denunciato ai carabinieri le condizioni eh, di lavoro eh, rischiose nella, nella sua ASL, ma purtroppo rimase inascoltata. Un altro elemento importante che eh, nella ricerca va portato avanti, appunto per colmare il gap, è proprio quello di eh, riconsiderare nei lavori anche le pratiche, le buone pratiche. Eh, per il genere femminile che devono essere condivise con le stesse eh, lavoratrici. Questo è un, un, un caso studio eh, di lavoratrici che si occupano delle pulizie e loro stesse riconoscevano che il, loro, il problema eh, del loro lavoro era proprio la loro non visibilità che portava a una eh, completa... Eh, assenza di riconoscimento, neanche non, non, non parliamo di quello economico, ma anche e solo di quello morale, cioè rendere visibile il loro lavoro, il lavoro di pulizia così come consideravano la loro crescita professionale estremamente limitata, ma questo era dovuto semplicemente al fatto che nella divisione del lavoro per genere le donne pulitrici non potevano usare le macchine eh, per pulizia e quindi non potevano crescere professionalmente perché era solo attraverso l'uso di eh, macchine di pulizia che si poteva andare avanti eh, nella carriera. Eh, questo è un altro studio che abbiamo fatto proprio sulla burnout, la sindrome del bruciarsi, cioè l'esaurimento, la disaffezione lavorativa e l'inefficacia lavorativa che si può generare in, eh, nel lavoro di cura e che noi trovavamo estremamente elevata in un reparto che era quello che pensavamo fosse in realtà il meno a rischio, che era quello di medicina generale, di un reparto di un grande eh, ospedale eh, romano. Naturalmente queste eh, tematiche molto più presenti nel personale femminile perché come sapete la sanità è quasi completamente femminilizzata sia dal punto di vista delle infermiere che del personale medico. Un altro elemento che è uscito fuori proprio grazie alla partecipazione a questo gruppo internazionale che aveva eh, studiato il problema del riconoscimento delle malattie professionali in Italia. In Italia non era stato fatto nessuno studio di merito. E grazie alla pubblicazione eh, della banca dati INAIL eh, con anche la presenza della distinzione di sesso ehm, è stato possibile svolgere uno studio in cui purtroppo si è confermato che per le donne esiste una discriminazione costante, cronica, su tutte le malattie professionali, in quanto vengono eh, meno riconosciute rispetto al genere maschile. Eh, questo è un dato che è presente a livello internazionale e che ehm, anche negli ultimi aggiornamenti su questi dati eh, viene eh, confermato. Esistono eh, inoltre, eh, oltre ai problemi delle ineguaglianze che abbiamo visto, ineguaglianze legate al lavoro svolto, in quanto spesso le donne, come sappiamo, svolgono eh, doppie azioni, più azioni contemporaneamente, un multitasking. E questo è uno studio che attraverso eh, l'osservazione del lavoro ha evidenziato che eh, il non formale portava alle eh, infermiere a svolgere doppi compiti eh, facendo un'attività di eh, lavoro di igiene del paziente ma contemporaneamente anche di supporto eh, psicologico. Eh, dello stesso paziente, questo molto presente in alcuni reparti eh, di natura oncologica ma completamente ignorato dall'organizzazione sanitaria, anche in termini di eh, burnout. Un altro lavoro sulle differenze eh, nell'osservare il lavoro è quello fatto dalla stessa Messing, dove vede per esempio che nel, eh, nel servire al ristorante le donne corrono di più, 38 passi al minuto. Nella pulizia ospedaliera, puliscono per 38 minuti i gabinetti, con una differenza temporale importante rispetto ai maschi, che determina effettivamente una differenza anche eh, nei, eh, nei rischi. Se andiamo a vedere questi rischi in particolare quelli psicosociali che sono quelli legati alla salute mentale e relazionale come il mobbing e il burnout il problema del mancato riconoscimento del rischio è proprio clamoroso questo è uno studio appunto sui disturbi di adattamento le malattie professionali denunciate e quelle riconosciute bene quelle riconosciute rispetto a quelle eh, denunciate sono il solo 1% e Vi ricordo che burnout e mobbing sono malattie in cui le donne sono più frequentemente vittime. Quindi un altro eh, rischio eh, non riconosciuto e, eh, e non compensato. Eh, per finirevi una eh, carrellata sugli ultimi studi che abbiamo fatto, anche con la collega Claudia Giliberti dell'INAIL, grazie al fatto che appunto, INAIL finalmente mette le differenze numeriche degli infortuni. Quindi abbiamo potuto fare il primo studio sugli infortuni eh, femminili, eh, evidenziando come la prima causa di morte per le donne sono gli infortuni in itinere, in particolare quelli legati al mezzo di trasporto. Eh, ci sono delle motivazioni specifiche, ma tanto per ispirarvi vi dico che le donne eh, usano in genere dei veicoli che sono meno eh, meno giovani eh, di quelli maschili e che eh, devono e hanno sempre quel problema che noi sappiamo di conciliazione che eh, rappresenta un eh, maggiore rischio nell'infortunio nell in itinere con mezzo di trasporto, ma anche abbiamo trovato un, un maggiore rischio delle, eh, degli, negli infortuni in itinere anche senza l'uso di eh, veicoli. Le donne hanno più frequentemente dei danni agli arti inferiori, eh, questo anche perché hanno una maggiore eh, esposizione in quanto rispetto ai maschi vanno anche più a piedi al lavoro, ma hanno patologie che potrebbero sembrare mm, irrisorie, non importanti, invece è proprio su queste patologie che va costruita la prevenzione perché eh, le malattie muscoloscheletriche delle donne sono la causa della loro disabilità e della loro ridotta. Eh, speranza di vita media senza patologie. In questo studio abbiamo eh, evidenziato eh, che negli infortuni eh, durante il lavoro, questi non sono in itinere, le donne si infortunano di più al polso e eh, al gomito in eh, maniera significativa all'arto superiore. E eh, ogni settore ha le sue eh, specifiche rispetto a questo tipo di infortunio, in particolare il polso eh, nella, nella sanità, il polso e il gomito nelle addette alle pulizie, polso e gomito nelle postine e eh, polso, gomito e anche braccio in, nelle donne che sono addette alle mense, che quindi subiscono un, un maggiore rischio. Quando andiamo a vedere gli infortuni sul lavoro eh, nell'arte inferiore, vediamo che le donne eh, anche eh, durante il lavoro hanno un maggiore rischio per l'arte inferiore, in particolare per la caviglia e il ginocchio. Quindi dobbiamo, questo è un messaggio di protezione assoluta di queste, zone, di, di queste zone del nostro corpo che sono particolarmente a rischio. E lo stesso la distribuzione per ogni. Eh, per ogni specifico eh, lavoro è diversa, con un massimo di rischio del piede e delle fratture del piede per le eh, lavoratrici in sanità, ma comunque anche negli altri mestieri il rischio è elevato. E un ultimo eh, lavoro eh, che porta a sintesi eh, questo discorso del, dell'infortuna di tinera a piedi è un recente studio che è stato pubblicato dalla rivista di epidemiologia e prevenzione. Dove trattiamo proprio gli infortuniti nella in piedi, che sono anche quelli della comunità nostra, della comunità scientifica, delle ricercatrici, che vanno anche loro più incontro a questo tipo di eh, problematica. Perché? Beh, la causa, Lina non le dice la causa di questi infortuni. Tuttavia, noi abbiamo visto, eh, facendo un approfondimento, che nella gran parte dei casi si tratta proprio di cadute e che le cadute delle donne sono diverse dalle cadute maschili. Anche lì, forse la biodinamica del seno. Eh, forse la conciliazione, stiamo ancora studiando per capire quali sono i determinanti piccoli eh, traumi, tra virgolette, ma grandi traumi nel tempo. La prevenzione quindi deve essere orientata al genere guardando questo percorso casa lavoro, eh, guardando la conciliazione di più lavori e eh, il, il problema naturalmente dei camminamenti eh, a piedi. Eh, per quanto riguarda il, uh, tutti questi studi che abbiamo fatto quindi io mi auspico che DiscoverHer possa incrementare questi rischi eh, eh, eliminando, eliminandoli eh, attraverso il riconoscimento, l'identificazione e la compensazione ma attraverso più ricerca che fino adesso è stata fatta soprattutto da ricercatrici eh, femminili e vi ringrazio dell'attenzione.